Diamo inizio a questa prima parte di Di penna in penna. Sono qui i quattro poeti che conosceremo insieme fra poco. Sono Carlotta Pederzani, Daniele Mencarelli, Leone D'Ambrosio, Nicola Bultrini. Benvenuti. Allora, prima di conoscerli però, dobbiamo ascoltare quattro poesie di questi autori letti dall'attrice Margherita Lameste Kremel. Lamesta, scusa. La Mesta. Carlotta Pederzani, uomini, demoni e satiri nella notte danzeranno ancora, posseduti dal chiar di luna. Inebriati dal nettare amaro della disperazione, ninfe ed eroi sfideranno i codici nel giorno che schiude i suoi raggi e, ridendo, fuggiranno a nascondersi dietro il proprio riflesso. Ma, allo scadere dell'ora, le divinità del nulla capiranno di essere uomini e sfileranno nel tramonto con ali di cera spezzate sotto l'occhio cieco dei veggenti. Daniele Mencarelli a Giovanna Sicari. Roma e arterie gonfie, gente in marcia, congestione di vita dietro vita. E pensare che qui abbiamo amato l'infanzia, mischiati nel tempo come forestieri. Forse tra i banchi di Piazza Vittorio o d'estate a Ostia nel mare degli umili, io e te ci siamo visti e sfiorati, sorrisi e ringraziati. Te ragazza in fiore, io bambino appena, ci siamo visti e per un attimo amati, non importa per cosa. Leone D'Ambrosio, dovrò abituarmi alla tua assenza. Dovrò abituarmi alla tua assenza con il rumore della parola. Mi chiedo quale lingua parlerai e se la voce tua s'avvicinerà come un liuto all'orecchio di Dio. Quanti giorni avrai da passare in quel letto muto? Non so. Ma quando verrà l'angelo che ha il tuo nome, non potrai più restare. Grazie. Nicola Bultrini. È bella la vita, Giulio, bambino mio e della madre. E non è vero che sia solo sporca e da sudare. Niente si dà per niente e nulla si fa, perché nei patti di questo andare. La morte invece è un altro mondo. Qui ci si abbraccia, si stringe forte il pugno, ci si ammazza. Ma l'importante è stare attorno al fuoco, come cani, a immaginare, oppure fuori, al vento, ad abbaiare. Grazie. Ringraziamo Margherita Lamesta Kremel. Grazie, grazie. Allora, diamo inizio a questa brevissima conversazione, la prima, perché ce ne facciamo due gruppi. Prima parlo con Carlotta e Daniele e poi con Leone e Nicola. Vi dico chi sono, perché sono molto giovani e potreste non conoscerli. Carlotta ha 16 anni, nasce a Cremona, è una studentessa, frequenta il liceo linguistico, ha già pubblicato un primo libro di poesie, Dare senza chiedere, nella collana di Lieto Colle, solo 10 poesie, scritte da Carlotta tra i 10 e i 15 anni, quindi
molto molto presto. Accanto a Carlotta c'è Daniele Mencarelli. Daniele lo conoscete senz'altro, è nato nel 74, è un poeta che ha pubblicato già 4 raccolte di poesie: I giorni condivisi, Bambino Gesù ospedale pediatrico, Guardia alta e infine Bambino Gesù edizioni Nottetempo nel 2010. Allora, cominciamo da Carlotta, che mi incuriosisce moltissimo, questa ragazza così giovane che già si misura con la parola, no? Con la poesia addirittura. Ecco, lei mi ha mandato una nota in cui definisce lo scrivere. Lei ha scritto una poesia che si intitola Scrivere. E in questa poesia, Scrivere, Carlotta dice che il suo rapporto con la poesia è un luminoso supplizio. Allora, sentiamo in che cosa consiste questo supplizio. Diciamo che appunto in questa poesia Scrivere io l'ho definito il mio luminoso supplizio, quindi con un ossimoro possiamo dire, in quanto è qualcosa che arricchisce la poesia ma che anche toglie, quindi fa scoprire orizzonti nuovi, sicuramente amplia la mente, amplia il cuore, l'anima, ma può anche forse togliere qualcosa di quello che è la vita normale, forse di una ragazza o che può essere in qualche modo il normale percorso che compie generalmente una bambina, forse qualcosa che si discosta dalla normalità, forse. E supplizio perché è anche qualcosa a cui non ci si può sottrarre in qualche modo, almeno così è stato per me. Comunque luminoso, in quanto la poesia è una luce. E diciamo sicuramente un rapporto comunque complesso. Che appunto comporta un arricchimento, ma comporta anche lasciare qualcosa di sé dietro, sì. Mettere una parte di sé nelle poesie. Bene, e praticamente tu quando è che hai cominciato a comporre versi? Perché sei cominciato tra i 10 e i 15 prima? No, avevo iniziato ancora prima, ovviamente erano versi infantili molto. E adesso come sono i tuoi versi se non sono infantili? Sono sicuramente più maturi, per quanto forse non so se poterli definire adulti, ovviamente, ma sicuramente sono maturati molto in questi ultimi anni. Si nota anche nella raccolta, ma si nota forse meglio negli inediti. A chi ti sei ispirata? Per esempio, c'è un poeta in particolare che tu hai letto che ti ha, come dire, fatto vedere delle regole, no? a cui deve corrispondere la poesia, perché ho visto che è un verso molto, molto preciso, molto rigido, non rigido, rigoroso, volevo dire. Generalmente non mi rifaccio a una metrica particolare, è molto istintivo il modo in cui scrivo, che poi risponda a delle regole senza che quasi io me ne accorga, questo me ne rendo conto anch'io, che generalmente può essere una metrica, sì. Risponde a un qualche ritmo in un certo senso. Io poi, oltretutto, ho iniziato a scrivere quando, diciamo che ho iniziato a comporre, non a scrivere, perché non sapevo ancora scrivere quando ho iniziato a dire le mie prime frasi, le mie prime poesie. La prima frase che avevo detto era risale a quando avevo 2 anni e 3 mesi, quindi ero molto piccola. Bene. Sì, e quindi ho iniziato a dettare, poi pian piano le poesie si sono evolute, ovviamente anche a seconda di quello che era la mia vita. Io ti faccio tantissimi auguri. Grazie. Per il tuo futuro da poeta. Grazie. Volevi dire qualcosa? No, per la domanda se mi ispiro. Sì, a un poeta. Non che sia che ci sia un'ispirazione, la mia poesia appunto è molto istintiva. Nel momento in cui scrivo, quindi non cerco un'ispirazione, ma la mia poetessa preferita è Emily Dickinson. Certo. L'ho letto molto, le sue poesie, e ti hanno appassionata. Sì. Bene, grazie Carlotta, davvero. Facciamo un applauso a Carlotta, d'incoraggiamento.
Grazie.